tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. La fiera di Fossombrone invasa da oltre 200 abusivi. Il comune ammette il problema c'è stato, ma va risolto a livello nazionale. La notizia dell'assalto al pullman da parte dei venditori abusivi diretti alla fiera di Fossombrone finisce nei siti internet e nei TG nazionali. Blitz delle forze dell'ordine al centro Grizzly. L'opposizione fanese chiede al sindaco Seri di ritirare la delega alla legalità all'assessore comunale di Fano. Mascarin replica, l'opposizione prende fischi per fiaschi. Primo giorno di lezioni al liceo scientifico di Fano, presenti il sindaco Seri e il presidente provinciale Tagliolini, che ha annunciato nuovi interventi all'Apolloni, al Battisti e ad altre scuole fanesi. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale parlandovi dei venditori abusivi che sabato pomeriggio hanno preso letteralmente d'assalto un autobus di linea alla stazione delle Corriere di Fano, costringendo di fatto così una decina di studenti a rimanere a piedi. Un episodio che sta scatenando commenti sui social e che è finito anche sulle cronache nazionali. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. 200 venditori abusivi alla fiera di San Matteo a Fossombrone. È accaduto lo scorso fine settimana lungo le vie del centro storico, dove con un lenzuolo e mercanzia varia, per lo più capi di abbigliamento e borse, cercavano di vendere i loro articoli di note marche griffate e contraffatte. Uno sgarro per chi ha dovuto rispettare le regole e pagare le tasse e che invece ha dovuto subire una concorrenza sleale. Come raccontato dal vice sindaco Michele Chiarabilli, il comune ha dovuto predisporre un piano di contrasto. Abbiamo dovuto coordinare il comando di polizia municipale, che avevamo 5 addetti, più 5 addetti di una società privata che ci ha dato una grossa mano e che volevo pubblicamente ringraziare. Avevamo avuto la Croce Rossa che ci ha aiutato nel traffico e anche le GEV e gli ispettori ambientali. Quindi è stato un coordinare di forze, però chiaramente è stato un grosso impegno che richiederà sicuramente di essere rivisitato anche in futuro. Già in previsione di questo e già dai giorni precedenti avevamo allertato e comunicato questo potenziale evento anche alla prefettura e alla questura. La polemica era già nata fin dalla giornata di sabato, quando al nodo di scambio delle Corriere, nell'area adiacente alla stazione ferroviaria di Fano, alcuni studenti sono stati costretti a scendere dall'autobus per far posto a una settantina di venditori abusivi diretti alla fiera e pronti a vendere nuovamente, nonostante fossero stati allontanati poco prima dalla città forsembronese. Non sono stati allontanati per una parte, perché chiaramente su 120 noi siamo riusciti a portarne 70 a Fano. Chiaramente abbiamo impedito per tutto il pomeriggio a questi di poter lavorare, però già noi sapevamo che era difficile contrastare questo fenomeno, per quello che avevamo cercato di attrezzarci, però dobbiamo farlo ancora con più forza e questo non è che può capitare solo a Fossombrone, perché le condizioni stanno sempre più peggiorando per queste persone e bisogna fare anche una lotta serrata e determinata sia nei confronti di chi gli vende il materiale, e cioè chi glielo rifornisce, ma anche di chi lo compra, perché è ora di stroncare a radice sia a livello regionale ma anche a livello soprattutto nazionale questo fenomeno che ormai imperversa in tutta Italia. Ed ora vi riproponiamo l'intervista, la dichiarazione con l'autista che ha accompagnato i venditori abusivi a Fossombrone, intervista che è stata ripresa anche dai social ed è andata sui TG nazionali. Sentiamo. È successo che arrivando da Urbino per le 1.20, questa arriva e riparte subito. Io ho visto tutte queste persone, saranno stati 70, adesso più o meno, difatti erano anche di più perché il lumacone a sedere sono 69, 10 in piedi erano 79, praticamente 79 persone, tutti in un botto, noi dobbiamo fare la linea, come faccio adesso? Allora telefonati in dita, non rispondeva nessuno, va bene. Dico adesso mi organizzo un po', e nel frattempo ho aperto solo una porta, perché dico prima voglio vedere cosa fanno, dove vanno, tutto, no? Andiamo a Fossombrone, va bene, io ho detto aspettate, guarda, facciamo una cosa, visto che io devo fare la linea, no? E è già pieno con la linea,
facciamo una cosa, chiamiamo un pullman e voi andate su. No, noi vogliamo salire perché noi abbiamo il biglietto. Io ho detto aspettate, il pullman, anche se partite 10 minuti dopo, fa la superstrada, arriva a Fossombrone, arrivate prima della linea, niente da fare. Allora io mi sono permesso un attimo di far salire, c'era 10 persone che hanno l'abbonamento, i ragazzi delle scuole e tutto, e questi mi si sono scagliati contro, capito? Mi sono scagliati contro, io ho dovuto, niente, mollare perché questi è roba che ti ammazzano, guarda, è una roba proprio... Ma è successo, 35 anni che faccio l'autista. I ragazzi poi mi hanno raccontato che sono dovuti andare al Pincio a piedi. No, però nel frattempo che io ho finito di sistemare tutta questa... Sono saliti tutti, però io ero strapieno, non potevo più prendere nessuno. Però è arrivato il mio collega e ha fatto la linea normale, ma ha fatto lui la linea fino a Fossombrone, perciò il servizio è stato coperto, non c'è stato nessun problema. Io adesso non so se qualcuno di questi ragazzi sia andato via perché ha visto che il pullman era strapieno, però il servizio è stato fatto regolarmente. E la presenza di 200 venditori abusivi, così un numero importante, a Fossombrone ha suscitato naturalmente malumori e polemiche, soprattutto tra i commercianti, perché avere un posto alla fiera hanno pagato la tassa comunale. Gli permettono di fare quello che vogliono e si riservano il bus per arrivare in tempo. Personalmente ho preferito chiudere. Sono alcune delle parole scritte sul profilo Facebook di Luciano Vedovi, esercente di Fossombrone, che vista la situazione ha preferito chiudere il negozio per tutto il fine settimana. Qui non si tratta né di colore dell'appello di provenienza, basta applicare le regole e rispettarle. Per noi commercianti e per gli ambulanti tutti, vedersi certe cose... appoggiare sulla nostra vetrina, come è successo lo scorso anno e l'altro anno, il materiale che vendono questi qui così, una concorrenza proprio sotto il naso, questo dà fastidio, capito? Cioè, arrivare a portarci a uno scontro, che per me ritengo una cosa assurda, le istituzioni dovrebbero sentirci e vedere queste cose che stanno succedendo. Le leggi esistono un po' dappertutto, basta applicarle. L'abusivismo è un fenomeno che va a discapito dei commercianti e degli espositori irregolari che non si sentono più tutelati. A pensarla come loro è il segretario regionale della Lega Nord Luca Rodolfo Paolini, che oltre a definirla un'invasione senza limiti, invita gli esercenti stessi a presentarsi nelle sedi di Ollus e cooperative che gestiscono i profughi e richiedere un rimborso per gli affari persi. A dire la sua è anche uno dei coordinatori dei commercianti di Fossombrone. L'unico sistema per combattere questa illegalità, bisogna cercare in qualche modo di sequestrare la merce, perché non mi sembra giusto che un ambulante viene da X chilometri, paga tantissima di occupazione solo pubblico e tantissime altre spese, e questi arrivano, vendono merce taroccata, facendo un danno economico e all'erario non indifferente, che oggi penso lo Stato non si può permettere. Visto la mancanza di soldi, bisogna cercare di organizzare decisamente meglio questi eventi. Così non va proprio. Mi dispiace, lo dico come cittadino, non è il sistema di organizzare un evento così importante. Bisogna fare prevenzione, assolutamente. La fiera è stata comunque positiva per gli affari degli esercenti, ma in diversi hanno allertato la Guardia di Finanza per cercare di fronteggiare il problema. Di giorno giravano con le sacche e si spostavano a secondo di dove erano i controlli, Polizia Municipale e quant'altro. Di sera, dalle 8 in poi, è stato proprio un loro terreno. Sembrava che non eravamo più nemmeno a Fossombrone, ma eravamo in un altro paese. Veramente una cosa anche vergognosa, direi, perché non è più gestibile, è come un mercato parallelo. Cambiamo argomento, andiamo a Fano. Dopo l'incursione delle forze dell'ordine al centro sociale autogestito Grizzly, che si trova nella zona dell'ex aeroporto, l'opposizione di centrodestra chiede al sindaco Seri le dimissioni dell'assessore Mascarino.
Momenti di tensione sabato scorso allo spazio autogestito Grizzly, dove intorno alle 21.30 i carabinieri con i NAS di Ancona, una pattuglia della polizia e un'auto della finanza si sono presentati alla porta dell'immobile, in via della Colonna, ancora di proprietà del demanio e occupato abusivamente. I ragazzi che stavano cenando in attesa di un concerto di Frida Neri, organizzato nell'ambito del secondo festival dell'editoria indipendente, hanno deciso di barricarsi all'ingresso del centro sociale a braccia incrociate per impedire l'ingresso alle forze dell'ordine. Dopo una lunga attesa durata quasi 3 ore e una decina di persone controllate, è iniziato un altro controllo per verificare le condizioni igienico-sanitarie, risultate poi conformi alle norme previste. Dopo questo episodio, l'opposizione fanese chiede compatta al sindaco Massimo Seri di ritirare la delega alla legalità all'assessore Samuele Mascarin. Le parole dell'assessore Mascarin ci lasciano stupefatti. Infatti dice che l'immobile del demanio al Vallato, occupato e autogestito, quando passerà al comune di Fano, si dovrà verificare per questo immobile la possibilità di ricondurre lo spazio autogestito Grizzly nel rispetto delle regole, così che le attività possano svilupparsi senza ambiguità. Peccato che queste parole siano state smentite già più volte in consiglio comunale dallo stesso sindaco Seri, che ha detto che mai avrebbe sanato una occupazione abusiva. Noi non abbiamo assolutamente nulla contro questa attività di ragazzi che gestiscono un loro spazio politico, ricreativo e via dicendo, però bisogna farlo nella legalità e penso che sia giusto per tutti. Una volta che il comune arriverà in possesso questo spazio, secondo noi invece dovrà ripartire tutto secondo legge, cioè probabilmente un'offerta con bando pubblico di questo spazio senza corsie preferenziali. Questo la legge prevede e quindi questo dovrà essere applicato. Quindi noi auspichiamo che addirittura giustamente il nostro sindaco, oltre a ribadire la sua contrarietà alle parole dell'assessore, tolga a questo punto la delega allo stesso Mascarin sulla legalità, perché veramente di legalità con Mascarin ne stiamo veramente vedendo poca. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle attende d'altra parte anche le dimissioni del Presidente del Consiglio Renato Claudio Minardi. Questo è un balletto abbastanza curioso, quello di Minardi. Minardi si dimette, Minardi non si dimette, ma c'è una scommessa nella scommessa addirittura. Oltre al fatto che probabilmente si dimetterà da Presidente del Consiglio, sembra invece che come consigliere comunale non si dimetterà, mantenendo quindi anche le cariche di consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale. Quindi già tutte queste parole possono far capire veramente come per Minardi la corsa alle poltrone sia il suo primo sport. Ma noi ci chiediamo come mai Minardi non si dimette anche da consigliere comunale e quando arriverà veramente finalmente l'annuncio della sua dimissione da presidente del consiglio comunale. Beh, questo è molto semplice: il PD ancora non si è messo d'accordo per far occupare la poltrona che si verrà come presidente del consiglio comunale e soprattutto secondo noi teme l'entrata in consiglio comunale da parte di un consigliere appunto del PD non gradito. Io invito tutti ad andare a ricercare magari tra l'elenco dei non eletti del PD chi potrebbe capitare se Minardi si dimettesse eventualmente come consigliere comunale. E a riguardo appunto di questa richiesta vi evitiamo noi il disturbo, ve lo diciamo noi chi sono i non eletti. Il primo è Sergio Derrico, l'architetto, la seconda Anita Mencarelli e il terzo Gianluca Ruscitti, che è passato nel movimento di Civati Possibile. Questi sarebbero i primi dei non eletti. E sulle richieste di dimissioni di Mascarin, pronta è arrivata la sua replica. Sentiamo che cosa ha detto l'assessore. Ma penso che l'opposizione abbia preso un grosso abbaglio, soprattutto che non abbia letto la delibera che la Giunta ha portato in Consiglio Comunale lo scorso 9 settembre. La delibera definisce le condizioni in base alle quali il Comune di Fano richiede e attende di ricevere dal demanio statale a titolo gratuito l'area su cui dovrà nascere il nuovo parco urbano. La delibera definisce in maniera chiara i beni che insistono su quell'area, quindi l'hangar e la casetta del custode, come beni indisponibili con destinazione parco urbano, ossia quegli immobili potranno essere utilizzati esclusivamente per le attività del parco urbano e quindi di conseguenza il futuro del Grizzly non è lì. Detto questo, io credo che sia opportuno però cercare insieme ai ragazzi del Grizzly delle soluzioni condivise, non conflittuali, col confronto e il dialogo, per fare in modo che sia possibile garantire un futuro nel rispetto della legalità e delle regole di quelle attività aggregative e sociali che, bisogna riconoscerlo, in questo momento coinvolgono centinaia di giovani in questa città.
Il mio, onestamente, mi pare da questo punto di vista un ragionamento di buonsenso e di legalità, mentre il ragionamento proposto dall'opposizione mi pare onestamente molto ideologico. E all'opposizione, anzi, rivolgo un invito, quello cioè di non esasperare i toni e il clima, perché credo che delle soluzioni si possano trovare, possano essere condivise nel rispetto della legalità, e credo che se riusciremo a farlo, magari insieme, sarà un ottimo risultato per tutta la città. E oggi, 21 settembre, la Chiesa ricorda San Matteo, patrono dei doganieri e della Guardia di Finanza, una ricorrenza celebrata con una messa nella Chiesa di San Giuseppe al Porto, presieduta dal Vescovo Trasarti, e alla quale hanno preso parte i vertici locali della Guardia di Finanza. Ed è arrivata puntuale la prima campanella anche per gli studenti del Liceo Scientifico Torelli, in ritardo rispetto agli altri. Vediamo com'è andata. Primo giorno di lezioni al Liceo Scientifico Torelli di Fano, dove questa mattina, pochi minuti prima delle 8, è suonata la prima campanella per questi studenti. Nessuna ulteriore proroga all'ordinanza sindacale. Le opere di ripristino e sanificazione degli ambienti, dopo il miglioramento della struttura e la bonifica dell'amianto, si sono concluse entro il termine stabilito. Gli studenti quindi sono tornati sui banchi di scuola. Dovranno essere recuperate le giornate di lezione perse? Giuridicamente no. L'anno è pienamente regolare nonostante queste 6 giornate in meno. Però da un punto di vista, diciamo, deontologico, io ho chiesto ai docenti di impegnarsi in qualche forma di recupero e abbiamo già stabilito di revocare le 2 giornate di sospensione facoltative che la legge regionale concede alle scuole. Li avevamo già attribuiti, assegnati a 2 giornate di aprile, li abbiamo revocati e poi troveremo altre forme durante l'anno. Le lezioni sono state inaugurate dal sindaco di Fano Massimo Seri e dal presidente della provincia di Pesaro e Urbino Daniele Tagliolini, che ha annunciato ulteriori interventi nelle scuole del territorio. Sicuramente ci sarà lo spostamento nel prossimo anno scolastico del Appolloni verso l'Olivetti, ci sarà un intervento di tipo strutturale ed energetico sul Battisti di Fano ed altri piccoli interventi di manutenzione ordinaria rispetto a tutti gli istituti della città di Fano. A ringraziare la provincia e la direzione scolastica è il primo cittadino, che circa una settimana fa aveva emesso un'ordinanza per l'apertura posticipata al liceo al fine di consentire ad ARPAM di procedere ad un'ulteriore verifica sull'eventuale presenza residua di fibre di amianto dopo i lavori. Voglio augurare loro un buon anno scolastico e invitarli, come ho fatto la settimana scorsa, a vivere questa esperienza con il giusto entusiasmo e con la giusta serietà, soprattutto con lo spirito e la voglia di scoprire e di conoscere, perché questo percorso, la scuola forma i cittadini domani, ma soprattutto forma le basi per tutte le sfide che i ragazzi dovranno affrontare quando finiranno il percorso scolastico, e sono il nostro futuro. Quindi veramente tanti auguri ragazzi e buon anno scolastico. E nei giorni scorsi invece il sindaco Seri ha fatto visita al personale docente e ai piccoli alunni della scuola dell'infanzia Maestre Pie Venerini, una delle realtà educative più antiche della città di Fano. Tante sono state le domande che i bambini hanno rivolto al primo cittadino, da come si fa a fare il sindaco a quelli sui suoi compiti, ma non sono mancate le richieste, tra le quali quelle di voler vivere in una città più vivibile e a misura di bambino. E torniamo a Fossombrone. Sabato scorso una ventina di persone armate di scopa si sono date appuntamento per partecipare all'iniziativa Teniamo la città pulita. In 2 ore e mezza hanno pulito a mano molte delle vie di accesso al paese, tra cui alcune vie del centro storico. Molta plastica, le bottiglie, la carta e le lattine e altro materiale raccolto. In un totale di 119 kg di rifiuti, gli organizzatori hanno già annunciato che ripeteranno l'iniziativa il prossimo 17 ottobre. Bene, un bel esempio di senso civico, quindi il 17 di ottobre chi si vuole unire a questi ragazzi volenterosi lo può fare. E parliamo di biciclette, oltre 3.200 ciclisti hanno aderito all'iniziativa denominata Chi prende la bici merita un premio,
E questo è lo slogan con cui una decina di associazioni fanesi durante la giornata di sabato ha omaggiato con dolciumi chi passava in sella alla bicicletta nei principali varchi della città di Fano. Parliamo di spettacoli adesso, il Teatro della Fortuna, sono state 114 le persone che hanno trascorso la notte in bianco davanti al Teatro della Fortuna in attesa dell'apertura del botteghino per la campagna abbonamenti di Fano Teatro. Il foyer grande è stato allestito con 4 corsie di divanetti e poltrone, una libreria con riviste e libri, tavoli con acqua e termos di caffè. E alle 5.30 sono stati offerti cornetti e brioche. C'è chi si è intrattenuto giocando anche a burraco e chi invece ha preferito le più comode poltrone della platea per riposarsi o per raccontarsi episodi e aneddoti riguardanti la storia e i trascorsi spettacoli. Un'occasione per fare 4 chiacchiere attendendo appunto l'apertura dei botteghini. Ed ora una di sport, parliamo di calcio, come sempre il lunedì vi diamo i risultati della 4ª giornata del campionato di Serie D per le nostre squadre locali, che giocavano tutte quante, come vedete, fuori casa. A Iserna l'Alma Juventus Fano porta a casa un punticino facendo 1-0. Invece la Vis Pesaro con l'Ami Ternina porta a casa la sua prima vittoria stagionale con un bel 2-0. Al 14° del primo tempo ha segnato Evacuo e al 25° del secondo tempo Floris. E ancora candeline centenarie nella nostra città. Ieri mattina il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha fatto visita alla signora Maria Alessandrini nella sua abitazione di Caminate per festeggiare insieme a lei i suoi 100 anni. Il sindaco le ha fatto omaggio di un simpatico oggetto ricordo. All'incontro erano presenti anche i familiari della centenaria. Ed ora, prima di chiudere, vi mostriamo delle immagini spettacolari inviate da un nostro reporter di strada. Si riferiscono a un'auto in fiamme in una piazzola di sosta della 14 qui all'altezza di Fano. La direzione è quella di Ancona. Nessun ferito si registra al momento e, come vedete dalle immagini, dal video registrato, 2 mezzi dei pompieri sono presenti nel sito per assicurare il mezzo in sicurezza e un'auto della Polstrada, e quindi ringraziamo il nostro reporter di strada per la prontezza. Sono naturalmente sempre utili le vostre segnalazioni che ci permettono di darvi in diretta ogni immagine e ogni avvenimento che accade nella nostra città. Bene. Ed ora, prima di lasciarci, vi ricordo che mercoledì sera andrà in onda Primo Cittadino. Questa volta a essere in diretta nei nostri studi sarà il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, e quindi se volete potete entrare in contatto con lui e con la nostra redazione per rivolgergli le domande che ritenete più opportune. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Il telegiornale finisce qui, ma tornerà naturalmente puntuale domani sera come sempre alle 20.30. Buona serata a tutti voi. We'll be right back.